Dal sito www.bibliomarchesud.it del catalogo unificato delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, possiamo navigare attraverso un link al catalogo dedicato però ai ragazzi, Bibliomarchesud Kids, il catalogo delle biblioteche delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, dotate di sezioni per ragazzi. Allora, da una rapida, diciamo, occhiata al sito, si presenta quasi in forma identica rispetto al catalogo normale, per cui c'è la possibilità di inserire le proprie credenziali per accedere al proprio spazio e per questo si rimanda al tutorial dedicato, la possibilità di effettuare una ricerca generica sulla stringa, di selezionare la propria biblioteca di riferimento o lasciando in bianco cercare su tutte le biblioteche, poter fare la ricerca avanzata e c'è anche, diciamo, una stringa che riporta il link alla homepage, all'elenco delle biblioteche ragazzi, agli eventi e alle news, alle biblioteche scolastiche, al catalogo di Media Library online e anche al catalogo rete della biblioteca digitale Rete Indaco. E tutte, diciamo, funzioni che abbiamo imparato a conoscere anche da altri tutorial. Oggi ci soffermeremo su quelle che sono le caratteristiche proprie di questo catalogo dedicato, che è naturalmente molto più colorato, intuitivo e studiato apposta per rendere accattivanti e facili le ricerche anche da parte degli stessi bambini e dei ragazzi che volessero cercare dei libri da leggere. Allora, innanzitutto qui di differente rispetto alla homepage, diciamo, del catalogo normale, c'è questo link dedicato alla International Children's Digital Library e dalla quale posso scegliere di leggere tantissimi libri gratuitamente in moltissime lingue. Allora, posso qui scegliere la lingua di navigazione con la quale, diciamo, ho le traduzioni dei pulsanti per individuare l'età, per individuare i personaggi dei libri, la loro lunghezza, se sono libri vincitori di premi e così via. E scegliendo posso anche cliccare su un libro e leggerlo direttamente. Per esempio, questo è in norvegese, per cui avrò la possibilità di consultare libri in questa lingua particolare e in tantissime altre. E invece qui, diciamo, nella homepage abbiamo in mostra, diciamo, in vetrina le novità, quindi sono gli ultimi libri arrivati per bambini e ragazzi, sui quali posso cliccare direttamente e andare a vedere in quale biblioteca è presente, l'abstract, quindi il contenuto, la storia del libro, e se è in prestito oppure disponibile e così via. Quindi ho un rapido accesso a quelle che sono le ultime novità inserite in catalogo. E invece, qui vuoi un consiglio? Sono in evidenza, le liste di lettura dedicate a bambini e ragazzi. Qui, diciamo, in primo piano c'è quella di Nicoletta Costa, scrittrice e illustratrice di libri per bambini e ragazzi, dove c'è questo fornitissimo elenco di libri da lei scritti e illustrati che posso stampare, spedire via mail o condividere con i miei contatti su Facebook. Tornando indietro, non c'è soltanto questo, ma qui posso sfogliare tutti i consigli di lettura. Ed avrò, diciamo, delle bibliografie tematiche, Carnevale, 27 gennaio, Giornata della Memoria, oppure per autore, Stefano Benni, Italo Calvino, Pennac, oppure sullo sport, quindi le risorse che ci sono disponibili sul calcio, per esempio, oppure libri dedicati alla legalità, in particolare per la giornata del 23 maggio, e così via. Libri magnifici che sono stati trasformati in opere cinematografiche. E quindi c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Però
Tornando indietro, ecco, quelle che sono, diciamo, le peculiarità di questo catalogo è la possibilità di scegliere i libri in base all'età, che può essere un requisito importante, no, per la lettura di un libro, soprattutto per bambini piccoli o comunque fino ai 10 anni. Per cui, cliccando su questa bolla, ho la possibilità di scegliere tra varie fasce di età, quindi piccolissimi, 4-6 anni, qua già periodo fine elementari, inizio medie, e qui diciamo si arriva fino alla scuola secondaria di primo grado. E, poniamo che io sia un adolescente, voglio poter vedere quali libri ci sono per ragazzi della mia età, e qui vedete posso applicare altri filtri sulla destra, per autore, per lingua, per biblioteca di riferimento, per tipo di materiale, ed anche vado più sullo specifico della mia età. Quindi non so, tra gli 8 e i 10 anni ho 77 volumi, in questo caso me li ordina per rilevanza, ma potrei decidere anche di metterli in ordine alfabetico per titolo o per autore. Quindi qui inizierà dall'autore il cui cognome inizia per la A e così via, oppure per anno, dal più recente a quello un po' più datato. E questa è una possibilità. Altrimenti posso fare un'ulteriore ricerca, diciamo. Mi piacciono le storie di fantasia, cioè romanzi, racconti, filastrocche, poesie, tutto ciò che è fantastico. Ecco, in un primo momento quindi il catalogo mi invita a scegliere un genere, una tipologia di libri. Non so, mi piacciono, sono un appassionato di diari e di lettere, oppure il mio genere preferito è il giallo, quindi storie di spionaggio, o di amore, di amicizia, paura e mistero. Mi piacciono le storie molto illustrate, posso essere un bimbo piccolo a cui piacciono i libri che abbiano prevalenza di figure illustrate, dei libri gioco. Amo invece la poesia, oppure mi concentro sulla lettura di romanzi e racconti, adoro i fumetti, oppure voglio viaggiare con la fantasia attraverso favole e fiabe. Posso cliccare qualsiasi di questi generi. Ed ecco che mi filtra i volumi e mi riporta quelli che appunto sono favole e fiabe. Posso sempre filtrare per la mia biblioteca di riferimento e per autore se li trovo magari già tra i primi quattro che mi riporta, altrimenti qui ne trovo altri 100 di autori per cui posso andare a filtrare ulteriormente. Non so, voglio vedere quelli di Roberto Denti e mi riporta questi tre: La vera storia del principe azzurro, Orchi, balli, incantesimi, La luna, i delfini e i gatti. E come sempre, cliccando sul libro, posso avere, diciamo, un abstract, dei tag, delle parole chiave, l'età di riferimento, eccetera. E come sempre, la disponibilità del volume, la sua collocazione, il suo numero di inventario e la possibilità di richiederlo in prestito se ho fatto il login. Allora, un'altra possibilità che ho è di voler leggere non libri di fantasia, ma i libri per sapere e fare. Che cosa si intende? Sono già suddivisi per materia, praticamente. Quindi io sono un appassionato di misteri, ad esempio. E in particolare mi interessano gli UFO, i mostri e altri misteri del genere. Ecco che il catalogo, in base a queste mie preferenze, filtra e mi trova 23 volumi che rispondono a queste caratteristiche che sto cercando. E posso ulteriormente filtrare per la mia biblioteca e vedere cosa leggere. Per esempio, Gli Enigmi di Pietra può essere interessante. Si tratta di uno scrittore e di un archeologo che ci avvicinano alla verità sui misteri dei monumenti preistorici. Quindi posso essere interessata a questo libro e così scopro la sua collocazione, so che è disponibile, posso richiederlo in prestito e questo può essere uno. Posso condividere questa mia ricerca su Facebook.
Oppure, ecco, c'è Vita su altri pianeti di Isaac Asimov, uno dei più grandi scrittori di fantascienza. Quindi, ecco, posso trovare un libro che si addice al mio gusto particolare, al mio genere particolare. Tornando di nuovo indietro, sempre ai libri per sapere e fare, posso anche scegliere di fare un altro percorso. Sono un appassionato di scienze. Allora, in particolare la matematica direi di no. Dinosauri e fossili, mi piacciono tantissimo questi esseri ormai estinti. Quindi scelgo proprio dinosauri e altri rettili. E vado alla scoperta dei dinosauri, appunto come mi propone uno dei primi libri, e comunque di questo argomento che io in particolare vorrei approfondire. Ecco che mi filtra 123 documenti e posso scegliere sempre la mia biblioteca di riferimento e andare a vedere. Ci sono i dinosauri da toccare, quindi sarà sicuramente un libro per i più piccoli, dai 3 anni. E con tante illustrazioni chiare e divertenti, quindi qui posso anche sapere come è fatto il libro e cosa ci trovo. E poi c'è, non so, l'Atlante dei dinosauri. E anche questo posso vedere se è disponibile, quindi lo potrei andare subito a prendere in prestito o richiedere al prestito e leggerlo. Allora, come vedete, si tratta di un, diciamo, modo di e effettuare delle ricerche molto intuitivo, molto colorato, che può aiutare il bambino stesso, il ragazzo a concentrare e a definire sempre più nello specifico il suo gusto, quindi la sua lettura preferita. E penso che per questo tutorial è tutto. E vi rimando ai prossimi video. Grazie.